Dunque, ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Cyberpunk 2077. L'episodio scorso siamo andati un po' avanti con la trama principale, con la questione di Takemura. Abbiamo manomesso un carro per il festival. Poi abbiamo gareggiato. Sì, abbiamo gareggiato e abbiamo guadagnato la macchina di Claire, praticamente. Abbiamo soddisfatto la sua richiesta. Anche lei, dopo tutto, era come fosse una fixa. Ci ha, diciamo, procurato il lavoro, anche se in realtà, cioè, gareggiava solo per far fuori quello che ha fatto fuori suo marito, sostanzialmente. Anche se in realtà è stato un incidente. Adesso, come avevo detto, prima di fare l'ultima missione, ok, Takemura cosa scrive? Migliori yakitori Night City, tempura Night City economica, udon Night City, tasti ramen. C'è qualcosa da mangiare in questa terra desolata? Posso darti qualche consiglio? I pancake del Tom's Dinner sono una cosa spaziale. 5 stelle. Non ho avuto l'opportunità di parlarlo, ma sospetto di non essere lì il benvenuto lì. Vabbè, anziché darmi cioè volere consigli per il cibo, visto che qui ha avanzato un piatto, mi ricordo l'episodio scorso. Andiamo avanti con la missione principale. Takemura, cioè, chiamami per quello. Allora, qua ci dovrebbe essere un incarico, però nessuno mi ha ancora chiamato. Skippy. La pistola. Pistola smart. Rilevate nuove impronte digitali. Ma che cazzo? Aumento il volume del 33%. Rilevate nuove impronte digitali. Che cosa cazzo sei? Pistola che parla. Richiesta dell'utente. Specifiche tecniche. Pistola intelligente AKJKE11 con IA integrata. Modello sperimentale. Nome. Skippy. Skippy. Davvero. Aumento il volume del 66%. Nome? Non sono sorda. Ricevuto. Udito entro la norma. Possibile problema. QI limitato. Riduco la velocità del parlato del 33%. Il mio nome è Skippy. No, è solo che... Non importa. Il tizio nel cassonetto, appartenevi a lui? Verifica memorie. Risorse disponibili, 100%. File rimossi manualmente. Possibile causa? Furto. Proprietario originale? Nessun dato. Soluzione proposta? Nessuna. Ce l'ho io una soluzione. Ti prendo io. Elaborazione richiesta. Nessuna obiezione particolare. Posso cambiarti nome? No. No. Perché no? Sono la tua nuova proprietaria. Aumento il volume del 300%. No. La rinomina necessita di permessi da amministratore. Tu non disponi dei permessi richiesti. Ecco. Hai ancora tutte le tue funzioni? Avvio diagnostica di sistema. Il test richiederà approssimativamente 47 secondi. Bam bam bidam bam bam bidam. Che stai facendo? Bam. Rendo l'attesa più piacevole con una melodia rilassante. Sì. Bam bam bidam bam bam bidam. Bam. Test completato. Il programma Skippy versione 0.01 alfa funziona correttamente. D'accordo, che cosa puoi fare? A parte ricoprirmi di parole. Funzione primaria, puntamento automatico. In caso di pericolo critico per l'utente, possibilità di sparo autonomo. Scegliere una delle due modalità operative. Prima modalità, pacifista cucciolone. Prenderò di mira gli arti inferiori del nemico. Seconda modalità, killer spietato. Mirerò esclusivamente alla testa. Ma
Pacifista cucciolone. Vabbè, che tanto questa è una pistola smart. Dai, facciamo pacifista cucciolone, va. Credo che sceglierò pacifista cucciolone. Cambio impostazioni. Bam bam bidam bam bam bidam La userò una volta per provarla, bam. ma. Modalità selezionata, pacifista cucciolone. Buon azzoppamento permanente dei nemici. Grazie. Ok, fa vedere qui posso. Sospetto omicidio. Vabbè. Ah, basta, cioè. Abbiamo trovato così. Oddio. Sei soddisfatta della funzione di fuoco autonomo? Salta per confermare. Va bene. Ma no, io volevo mirare, ma in realtà è vero, se la mira è automatica non miri. Vabbè. Avrà mai fine questa follia? Cioè, la pistola che parla, vabbè. Ok, fai l'inventario. E adesso me l'ha equipaggiata, ma me l'ha sostituita. No, vabbè, teniamola, ovviamente. Però lo dà. Non fa molti danni. Le pistole smart ho visto, ma in generale le armi smart. Non fanno molti danni perché comunque cercano il bersaglio, quindi lo colpiscono sempre, cioè ha senso. Fa danni elettrici, probabilità colpo critico, danni critici, più 57%. Si adatta al livello dell'utente. Oh. Avevo dell'altra roba. Sì. Vabbè che non ho mod. Però. No, dai, ti smonto. Ok. Aspetta. Nuovo, ma è tutta roba comune. Sì, cioè che posso anche smontare. Ok. Anche questo. Ok. Questo no, l'avevo. Ah, questo qua dovevo provarlo, è vero, che faceva molti più danni. Vabbè. Sì, va bene, comunque va bene. Teniamo Skippy ar come arma, diciamo, non letale, visto che mira gli arti. Tanto poi le altre armi sono quelle normali. Io comunque preferisco, prediligo la mira normale, la mira smart. Vabbè. Comunque, ok. L'ho trovata. Non è che sono qua? Ah, ma però. Scusa. No, ah no, da tutt'altra parte. Vabbè, qua mi ha segnato. Ok, la pistola praticamente, va bene. Vorrei provarla su qualcuno. Adesso vediamo. Ma. Ah, va che me li ha marchiati. Oh. Ho un cliente che vuole un certo shard. Il problema è che lo shard è nel cranio di un corriere che attualmente si trova sul tavolo di un forno crematorio. Dettagli allegati. Ok. Ah, mi è arrivato anche un altro messaggio, adesso guardo. Ti chiedo di commettere una piccola trasgressione contro Dio e il suo popolo, ovvero disturbare l'eterno riposo dei defunti. Il nome del deceduto è Jim Greyer. Contrabbandava shard instabili, infilandoseli in testa. Purtroppo, durante il suo ultimo trasporto, le cose sono andate male. Il demone è uscito dalla sua gabbia e gli ha fritto il cervello. Jim Greyer è finito nell'impresa delle pompe funebri della Katrina, insieme allo Shard, il mio cliente. Vai alla Katrina, trova il corpo di Greyer e recupera quello Shard prima che venga ridotto in cenere. Ah, sappi che il crematorio pullula di Valentino, è lì che si sbarazzano dei loro cadaveri. Un passo falso ed è lì che finirai anche tu. Sì, però. Aspetta, a vedere. Che è che mi. Jake Stevez. Chi è? Ehi, ho avuto il tuo numero da il capitano. Grazie per il tuo aiuto con l'auto. Ascolta, un'ultima cosa. Non tornerò a Night City tanto presto. E mi sono dovuta lasciare alle spalle una bella auto. Sarebbe un peccato se restassi lì fermo a prendere polvere e arrugginirsi. È una Quadra Turbo R, ora è tua. Scatenati, divertiti e mettiti in mostra. Ti mando le coordinate. Controlla la mappa, è vicino ai binari del treno de Arancio. L'auto è in un garage vicino alla stazione di carico. Adios, B. Deve essere una che abbiamo aiutato. Ok, ma. Cioè,
Cioè, me l'ha aggiunta qua? No, dice che è in quel garage. Ma non mi ha aggiunto missioni, non mi pare. Ah sì, questa, Sex on Wheels. Ok, sì, poi andiamo a prenderla. Ecco, però magari, appunto, preferisco ricevere un mezzo, un qualcosa così, in generale, piuttosto che comprarlo. Magari posso comprare... diciamo, comprarne due o tre, o comunque vederli in vendita due o tre. Posso aiutarla? Sì, no, adesso mi arrangio io. Due o tre, perché magari sono esteticamente belli, di lusso, eccetera. Però un bel po' di veicoli volevo guadagnarli così, avrei preferito. Comunque sono già un bel po'. Adesso. Cos'è? Il culto di Santa Muerte. Chi è la signora della notte? Noi non temiamo la morte. Cosa c'è da temere? Santa Muerte è una buona amica, la nostra fedele compagna. Noi sappiamo come parlarle, sappiamo quando non è più possibile negoziare con lei. Questa è stata una delle prime risposte che ho ricevuto chiedendo ai residenti di Vista del Re di parlarmi di Santa Muerte, il suo culto. Ufficialmente condannato dalla Chiesa Cattolica, ma fortemente influenzato dai suoi riti. È insolitamente popolare tra le comunità di origine messicana, e specialmente a Night City. Ma pochi realizzano che il culto ha radici antichissime. È molto probabile che Santa Muerte sia sorta come fusione tra le credenze di Aztechi Maya e altri abitanti indigeni del continente americano, e quelle della Chiesa Cattolica, portate nel Nuovo Mondo secoli fa dai conquistatori spagnoli. Nostra Signora della Santa Morte, anche nota come Signora della Notte, Signora della Noce, è una divinità affascinante. Tra i suoi numerosi devoti vi sono detenuti, malavitosi e spacciatori, ma anche poliziotti, prostitute e altre categorie che lavorano di notte. In altre parole, tutti coloro la cui vita è in costante pericolo. Persino all'alba del XXI secolo, i membri perseguitati della comunità LGBT hanno iniziato a rivolgere a lei le loro preghiere. Santa Muerte offre la sua protezione a tutti quelli che la chiedono, lasciando un'offerta appropriata al suo altare. Rum e tequila, frutta, sigarette, caramelle o fiori. Curiosamente è convinzione diffusa che la divinità non faccia distinzione tra le richieste moralmente buone e quelle moralmente discutibili. I suoi devoti pregano per salute e felicità, ma anche per vendetta o per la morte dei loro nemici. Tutti, a prescindere dalla richiesta, devono ricordare una cosa. Ogni preghiera ha un prezzo. Se non paghi, Santa Muerte prenderà un tuo caro e ne avrebbe pienamente diritto. Santa Muerte non è un'altra semplice divinità Tonia, del mondo criminale. È la santa dei reietti, degli scomunicati, di coloro che non reputano appropriato chiedere direttamente a Dio di intervenire. Non sorprende perciò che così tanti abitanti di Night City la considerano la loro patrona. Va bene, qua siamo pieni di Valentinos. Come va? Ehi, avete delle offerte speciali? Dipende. Vuole cremare qualcuno o le serve qualcosa per lei? Non pensi che sia un po' troppo presto per me? È sempre meglio essere assicurati. Se paga subito, ha il 50% di sconto con il nostro pacchetto Crema e Risparmio. Wow, troppo conveniente per essere vero. Ma lo è? Trova tutti i dettagli nel nostro dépliant informativo. Sì. Sono della famiglia Greyer. Vorrei vedere il corpo. Temo che non sia possibile. L'accesso all'obitorio è riservato al personale. Perché, scusa? Privato, lì. Tanto non posso parlargli, sennò quello si arrabbia. Ah, di là? Era un uomo eccezionale. Mi manchiti già. Eccezionale. In tempi duri era coraggioso e umile. Che maleducazione. In tempi felici. Che vuoi? Il suo sorriso illuminava il mondo. Qua? Fede e Sire, mi sa che l'ho già letto, sì. Capacità tecnica, se la apro. Ma non mi vuoi uccidere, li mostrerai da Rollo. Ma non me. Allora, ma ho aperto una porta. Cioè, ho aperto una così. Vabbè, si spaventano tutti. Qua che c'è un'arma. Interessante. Prendiamo. Vabbè.
Come, cioè, loro non hanno fatto una piega, giustamente. Gli altri civili sono spaventati. Vabbè. Niente, dobbiamo trovare un altro accesso al mago. Vediamo se... Guardate allo specchio, no. No. Fammi uscire, sì. Oh, così fucsia. Vabbè. L'estetica, insomma. Ah, sono tornati qua. E sono un attimo impazziti. Ok, vabbè. Usa. Cos'è? Confessa. I tuoi peccati. Come? Fa vedere, scusa. Cioè, così? Basta, siamo... Cioè, i peccati sono stati perdonati. Ah, ok, ah, così. Pensa a te. Non c'è più, non c'è più il prete. Allora, aspetta, vediamo da fuori. Vediamo da fuori. Ah. Aha. Vediamo. Nulla ci resiste. Zona ostile, ok. Componenti epici, va bene. Effettivamente se vendessi tutti i componenti diventerai straricco. Allora, lì c'è la telecamera. Proviamo non schippi. Mi serve l'altra pistola. Guarda, proviamola anche a questa, tanto. Ok. Vediamo se qualcuno sente. Spero di no, dai. Attenzione. Ha sentito. Oddio, se dalla minimappa si è allarmato quello lì. Basta, no. Tutto a posto. Ah, è venuto a vedere una. Porca vacca. Io volevo vabbè, senti. Ecco. Però... Trasporta... Beh, qua non c'è nessuno. Potrei lasciarla anche qui. Vabbè. Dove sarà l'obitorio? Giù. Cerca il... Ok, trova Jim usando lo scanner. Che altro voglio vedere? Ah, vedi, sì, c'è qualcuno, sì. C'è qualcuno, sì. Cadaveri tutto il giorno, che vita di merda. Vivo. Non ti... Madonna, dove stavo andando? Vabbè, senti, tu sei un Valentino. Sei un criminale. Ok, preso. Ah, posso uscire anche da qui. Ma dai. Cappella. C'era l'ascensore. Ok. Beh, comunque usciamo da qua. Ok, depositiamo lo shard. Bene. Alberto era un uomo eccezionale. Togliamo l'arma, però. Nessuno mi ha ancora contattato.
gente che grida. Opla. No. Ok, deposita. Perfetto. Sei un angelo caduto dal cielo, B. Lo shard indemoniato sta per raggiungere il cliente, proprio come i tuoi soldi stanno per raggiungere te. Chiudo il contratto. Ok. 3100, va bene. Dunque, dobbiamo andare a prendere quella macchina. Questa. Dov'è che devo andare? Qua. Ok, mettiamo qui, così non... Ok. Saltiamo. Ok, andiamo a prendere la macchina che si aggiunge alla nostra collezione. Poi, boh, vediamo, magari ne facciamo qualcun'altra, dai. Come avevo detto. Qua, garage. Ah. Sali in auto. Aspetta. La radio. Io non voglio silenzio quando guido. Rallenta. Oh, sono uscito un attimo. Madonna, come... Ok. Madonna, come scivola. Aspetta. Vabbè, sì. Decisamente è una Madonna che va veloce. Sì? Va che è un sogno, vero? Prendi qua di lei, grazie ancora. Vabbè, vabbè, adesso in caso ci serve abbiamo un'auto veloce. Però aspetta. Vabbè. Mappa, sono qua. Qua ci abbiamo qualche missione. No, qua ce n'è un'altra. Qui c'è una macchina da comprare. Qui un'altra. Veicolo, 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 veicolo. Eh no, qua. Qua c'è qualcosa. Qua c'è sicario. Ok. Adesso scendo. Oh. fa fatica a controllare. Allora, andiamo qua. Allora, sta missione neutralizza Karubo senza far scattare l'allarme. Forse l'avevo già attivata mentre passavo di qua. Fa vedere. Era quella del bar, sì. Ok. Capacità tecnica non ce l'abbiamo per aprire quella porta. Esatto, dei Valentinos, sì. Allora, c'era un accesso sul tetto, però adesso che è di livello moderato, vuol dire che siamo più o meno dello stesso livello di questi qua. Quindi, qua c'era una. Aspetta, aspetta. Ok. Di spalle, mi pare. Esatto. Ecco, adesso questa la possiamo uccidere. Ok. Aspetta, questa la sposta. Ci è mancato poco.
Ok, stai così. Anche se però di qua è un po' dura non farsi vedere di qua. Vediamo. Ah, qui non è... Beh, non è zona ostile, quindi non... Ok. Vai, 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 vai. Ok. Esci dal bar. Vediamo. Questa qui era la porta che da fuori si apriva con l'abilità tecnica. Grazie a te, sarò io ad accompagnare Karubo nel suo ultimo viaggio verso l'oblio. Una sorpresa molto gradita. Devo dire, chiudo il contratto. Lode a te, B. Ok, è stato velocissimo sto giro. Essendo il livello giusto. Vabbè, ok. Sì, cadavere identificato, ormai siamo fuori. Ok, qua c'è pericolo alto, contratto, collezione privata. Vediamo, pericolo alto, non è molto alto, vediamo un attimo. Vai al Dicky Twister. Ah, vabbè. Effettivamente. Il nome. Devo parlare con qualcuno, no? Dove vai? Si paga per entrare. Sono qui per riparare l'impianto audio. Quei subwoofer che traballano in fondo al locale. Non sei sulla lista. Ehi, se vuoi, chiama il tuo capo e chiedi a lui. Ma mi paga ore. Quindi sappi che il tempo è denaro. Ok, va bene. Entra. Okay. Fa vedere un po' di carne a zio Carlos. Sì. Vai nell'ufficio, aspetta un attimo. Forse mi conviene perché non mi ricordo. Allora, un tempo Sant'Agostino scrisse: chi abbona il fatto sa riconoscere l'odore del peccato. Beh, anche qualcuno senza un naso riuscirebbe a fiutare i festini che si tengono al Dicky Twister. Lo strip club gay è pieno di chicos dallo sguardo vitreo che farebbero di tutto per qualche head in più nel loro perizoma. Ora la puzza di quel posto è arrivata alla centrale dell'NCPD. I miei uccellini mi dicono... Mi dicono che la polizia ha intenzione di sfondare la porta da un momento all'altro. Pessima notizia, il proprietario di Dicky Twister, un pappone che si fa chiamare Signor Ladrillo, è furbo ed è un fanatico dell'archiviazione di documenti. Ha un computer pieno di dati raccolti con dispositivi di acquisizione delle sue stanze VIP. Nelle sue stanze VIP parliamo di politici, colletti bianchi, boss criminali, celebrità, forse perfino gli stessi poliziotti. Se gli sbirri mettono le mani su quelle registrazioni, il castello di carte magistralmente costruito da Ladrillo collasserà, gettando nel caos l'intero distretto. E al momento il caos non fa il caso nostro. Ruba quelle registrazioni al Dicky Twister prima che le trovi la polizia. Per fortuna il Signore ci ha benedetti, al momento Ladrillo è fuori città, ma meglio fare in fretta, poiché ignorare la divina provvidenza è un vero e proprio peccato. Ok, quindi devo rubare delle informazioni. Te non ti posso neanche parlare perché guai. Ok. Qualcuno qui vuole le nostre attenzioni. Attenzione. E non tornare. Madonna, non posso andare neanche là. L'ufficio deve essere lì in alto. Niente, è bello. Un altro giro. Allora, come procede? Ehi! Ci sarà un altro accesso. Qualcuno vuole solo essere felice. È così strano?
senti che non è né il momento né il luogo. Perché no? Ah, posso spegnerle? Trovi sempre una scusa. Sì, vabbè, non mi interessa. Posso? Posso? Mi fai male tu. Qua credo non si vada da nessuna parte. Non possiamo divertirci e basta. Guardate in giro. Non roviniamoci la serata. L'unico accesso. Aspetti, qua c'è una telecamera qui. Ma qui se ci sono mille telecamere. Mi abbasso. Vabbè, qui non do fastidio, no? Potrei provare a entrare di qua. Qua c'è quell'altra. E io faccio... Mi ha individuato. Dove credi di andare? Subito. Caracca. Ti agarraron otra vez? Me lleva la puta chingada. Tiene casca en la cabeza. Aspetta. Hai qualcosa da dire? Dillo. Presto, 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 presto. Via. Ok. Oh, cioè qui sento un'altra telecamera. Salve. Chiudiamo. Estraiamo la pistola silenziata. Andiamo qua. Qua non si va. Qua. Qua non si va. Oddio. Salve. No, ma lui mi sa che è tipo... Bisogna spogliare la lista, quindi... Devo andare in bagno. Ecco. Quindi non ci segnala. Come vuoi. Chi se ne frega. Aspetta. Ok. Chiudi la porta. Che? Madonna, mi è venuto un colpo. Questa sta ferma lì, quindi sarebbe anche buono se non ci fosse la telecamera. Aspetta. Purtroppo non ho la competenza tecnica necessaria. Telecamera si gira, si gira, si gira. Vai. Ok. Prendi il corpo, prendi. Porca puttana! Assassini! Uscita di testa! Oddio. Io lo metto qua. Forse anche se detto così non mi sembrano in allarme. No, perché ha cambiato l'arma? Scusa. Ok. Non mi sembrano in allarme. Va via. Va via, ti spingo via, non si può. Non si può. Allora, la telecamera. Io volevo provare a sparare, ma c'è lui. Che spavento. Ok. Tienes cacca en la cabeza. Vediamo. Sì, signor Latrillo. Torna tutto. Attenzione. Ah, cazzarola. Che è che mi guarda la telecamera? La porta non si può aprire. Qua ci volevano capacità ingegneristiche. Un certo livello. Potrei provare. Proviamo ad attirarlo. Ok, se io rompo la telecamera. La Madonna, tutti. Vabbè, senti, io adesso lo colpirò alla testa, poi vada come deve andare. Anzi, volte voglio incontrarmi, Ardita.
Via, 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 via. Ok. Meno male se è arrivato qua. Conversazione. Ehi, Steve, sta bene? Non risponde alle chiamate né ai messaggi. Sono andata da lui. La porta aveva la catena. I vicini dicono che non lo vedono da giorni. Non so se lo doveva... So solo che doveva vedersi con Jotaro. Diceva che aveva preso più euro dollari con lui. Gli ho detto che Jotaro è malato nel cervello, di stare attento. Sì, ho sentito, immaginavo. Non so cosa sia successo poi, ma ho dei sospetti. Passa di qua se vuoi parlarne. Ok. Aspetta, questo lo prendo. Lo metto qua. Ok. Ok, qua c'è l'altra telecamera. Almeno. Ah no, forse è dentro. Qua c'è una sovrapposizione di telecamere. Eccolo lì, uno. Aspetta. Dov'è la telecamera? La sento, ma... Ah, ecco. Vacca. Questa potrebbe vedermi. Là c'è qualcuno? No, televisore. Quello mi sa che sta fisso lì. Solo che c'è la telecamera. Aspetta. Il computer è lì. Gira. No, apri. Che è che mi sta a guardare? Chale, muñeca. No hagas que me ponga como pinche perro faldero. Cosa? No, sono tutti in allerta, porca vacca. Che va via. E vabbè. E niente. Proviamo Skippy. E provare Skippy. Ok, sono tutti in allerta. Quello sta fermo lì. Ma scusa, mi ha colpito attraverso il muro? Boh. Allora, a sto giro ho rotto sta telecamera. Vuoi incontrarmi, Ardita? Oh, e si è accorto questo qua. Aspetta, prego, vieni qua. Vai, via. Vai che ho fatto in tempo sto giro. Oh. Ok, dammi tutto. Adesso rompo quella. Vediamo se... Ne ha accorto qualcuno? Ah sì, lui. Ok. Ma che viene a vedere? Pendeja, che pinche jueguito es este? Al carajo, órale! Ma è una donna. Vieni. Ok. E anche te. Ok. Oh, adesso non è la prima volta che... Ah, ecco, vedi. Sì, è vero che c'era anche lui. Non è la prima volta che rifaccio. Secchiamo anche lui, si sa mai. Ok. Aspetta. Ah, ecco, vedi, lì c'è qualcuno. Lì c'è qualcuno. Forse è lui che mi ha visto prima. Però è tipo un civile. Io provo ad andare. Vediamo. No, adesso il computer è qua. Ok, ruba. Telecamera. Vediamo se riesco a non farmi vedere. Sto qui fermo un attimo. Ok.
Aspetta, che non voglio sparare perché magari quello si sveglia. Via. Ok. Mettiamo via la pistola. Ok, qua avevo rotto tutto. Qua c'era la telecamera, è vero, aspetta, aspetta. Ok. Attenzione. Merdaccia. Via. Dov'è l'uscita? Salve. Ho ricevuto okay. Il file del Dicky Twister. Gioisco. E dovresti farlo anche tu, già che il contratto è chiuso e il tuo compenso è in arrivo. Inizia. Amen. Amen. Si sono allertati tutti, però sono scappato praticamente. Alla fine, va bene. Va bene, no, mappa. Dove sono? Qua. Ok, qui c'è proprio un altro lavoretto qui in zona. Vediamo, è andata bene a questo giro, va. Che in altri frangenti mi hanno ribeccato. Vabbè. Ah, sì, qua è quello del poliziotto. Ok, ok, ok. Prendi questo corpo stronzo. Vediamo adesso dovremmo farcela. C'era scritto moderato. Pinguini del cazzo. Anzi, facciamo una cosa. Che non so dove ha salvato. Fammi salvare. Ok. Che cazzo hai da guardare? Non c'è niente da vedere, vattene. Che succede qui? Sei appena arrivato a Night City. A te che cazzo sembra? Questo gliel'abbiamo già detto. Levati però. Di torno, insetto. Lasciatelo stare. Vedi il distintivo? Significa che posso fare il cazzo che mi pare. Ok. Aspetta. Copertura! Dammi questo. Ok. Non ci siamo! Si sa mai. Bella madonna, però questi menano lo stesso. Inizia, meno male ho salvato. Adesso ci proviamo. Anzi, fammi provare. Fammi mettere l'altro fucile. Pinguini del cazzo. Allora, aspetta. Mettiamo questo qua. Che in teoria appunto non ha danno critico, non ha nulla. Solo più forte. E qua mettiamo. No, mettiamo questa pistola. Poi vabbè, Skippy l'ho provato in uno dei miei fallimenti, ma insomma, non mi soddisfa molto. Quindi metterei la pistola silenziata. Che adesso dov'è qua? Ok, come ero prima. Ok. Dammi questo. Mi sono già pronto. Che cazzo hai da guardare? Non c'è niente da vedere, va. Che succede? Bla 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 bla. Lasciatelo stare. Vedi il Ok. Copertura! No, ma tira fuori l'arma però. Quindi mi ha già fatto male. Toh. Granata. Vabbè. Toh. Eh beh. No, merda, no! Porca vacca. Ok. È duro quello però, eh. Ok. Ok. Ci abbiamo seccati. Perfetto. Ok. Sveglia, porco rativo. Oh, cazzo. Cazzo. Se non fosse stato per te sarei... Beh, grazie. Ti manda la compagnia.
Risposta sbagliata. Allora, aspetta. Che cosa vuoi da me? Eddie. La verità, cosa volevano da te? La verità. Che cosa volevano da te? Io non ne ho idea. Hanno detto qualcosa su una troia e un virtù. Ma quando gli ho chiesto che c'entrassi io, hanno iniziato a pestarmi così forte che pensavo di rimanerci. Questa città sta andando a puttane. La polizia che fa cose del genere alla luce del sole, senza motivo. Niente, non lo posso dire, ovviamente, sì. Su, vattene da qui. Ma non capisco. Così, non vuoi niente in cambio? Niente. Io non ti credo. Mi hai salvato e basta, perché ti andava di farlo? Non sono tutti come te, figlio di puttana. Ah, basta, dovevamo solo salvarlo, ok. Ok, uccidono dei poliziotti corrotti, va bene. Va bene, qua c'è altro, sì, vabbè, tutti uno attaccato all'altro. Vediamo un po'. Dino, cos'è? Ah, questa è proprio la Bugatti, questa qua. Un po' di idee da buttare? No. No, quindi forse se vuoi ricomprare una Calibur, non sito bene. È sito bene, una cazzo di Calibur, un mezzo fantastico, una vera opera d'arte. Se potessi ci farei l'amore, era del CEO della Cytec, ma a quanto pare Yota ha preferito venderla, dicendo testuali parole. Solo i poveracci guidano auto vecchie di 2 anni. Cazzo, sarebbe bello se quelli fossero davvero i poveri. Spero solo che questa Calibur trovi un proprietario amorevole, perché se lo merita. Se ti interessa fammi sapere. Va bene. Marta Frakes e Gustavo Horta. I Giulietta e Romeo di Vista del Rey. La conosci la storia? Questa non è molto diversa. Marta è in coma all'ospedale, suo padre vuole farla pagare a Gustavo. Entra in gioco lì. Esige un pagamento rapido. Dettagli allegati. Il mondo ha alcune regole fondamentali, regole che non vengono stabilite da un giorno all'altro, ma con il sangue e gli errori dei nostri predecessori. Queste regole servono a proteggerci, ma i giovani le trascurano. Loro credono di essere speciali, di non essere tenuti a rispettare le stesse regole, di avere il diritto di sfidare il destino. Marta Frakes aveva queste convinzioni, e adesso è in coma, dopo essersi beccato un proiettile in testa. La strada dice che è la sua punizione per aver abbandonato la famiglia. La ragazza ha voltato le spalle a suo padre, Nolan Frakes, per unirsi al nemico, Gustavo Horta. Ma non importa quello che dice la strada. Non a Nolan. Lui è convinto che Gustavo sia solo responsabile per ciò che è successo a sua figlia. Esaudiamo il suo desiderio di un padre alla disperata ricerca di vendetta. Dopotutto, paga bene. Vai all'appartamento di Gustavo, occupati di lui. Non ti preoccupare per l'autorizzazione, grazie al mio netrunner non avrai problemi. E per tua informazione, se non l'avessi ancora capito, Gustavo è De Valentino. No, non della stessa strada, occhi aperti. Andiamo. Il tuo è il mio. L'altruesimo piano. Ok. C'è una telecamera. Ma in teoria. Forza 17. Beh, telecamera. Ah, lì. Ma c'è qualcuno? Apri. Ma non c'è niente. Boh. Vabbè, per sicurezza. Ah, no. Sì, ok. Salve. Vestiti nuovi! Ah,
aspetta. Madonna. Ok, adesso c'è una cosa. Giusto per capire. Ok. Questo spara decisamente di più colpi, però dai, se vieni fuori di lì, porca vacca. Beh. Aspetta. Ho la mira un po'. Copritemi! Mi serve copertura! Ok. Madonna. Aspetta. Entro ed esco. Ah, ecco. Sono un po' di... No. Ah, non c'è più. Ah, è morto. Ma dai. Porca vacca, questi, oh. Ma quelli sono lontani. Sono decisamente lontani, troppo lontani. Non riesco mai a provare come voglio le cose. Allora, ok. Ok. Ho dato fuoco, Paio, vai. È che è morto. Oh. Aspetta. Oh, non l'ho preso. Oh. Che cavolo. Forza, testa di cazzo, andate! Qualcun altro. Segna 2. Ah, forse giù. Quelli in basso sono. Qua non c'è più nessuno. Euro dollari. Ingegneria. Aspetta, adesso premo i talenti. Questa è ancora viva. Ammazzati tutti alla fine. Ok. C'è un problema. Hai sentito cosa è successo? Quei pendecos della sesta cosa. Devi trovarli e ringraziarli per me. Pago bene, perché chiedi a me? Non posso trascinare la mia gente in questa storia. Ho sentito che conoscevi qualcuno che ha talento per i ringraziamenti. O sbaglio? No, è vero. È vero che lo conoscevo. Soldi, sondi il terreno, va bene, pago il doppio. Il doppio di zero è sempre zero. Vuoi scatenare una guerra privata con la stessa strada? Hai chiesto l'uomo sbagliato. Questo. No. Gustavo, sento cosa è successo. Preghiamo per te, amico. Terremo una messa per Marta per chiedere al buon Dio che si rimetta presto. Preghiere? Grazie, non so cosa possiamo fare. Ma io e i ragazzi siamo qui per te, quando vuoi. Chiamaci, ci siamo. Ok. Va bene, va bene. Lasciamo l'appartamento. Aha. Una pistola. Oh, la madonna, aspetta. Prendila, che adesso la guardo. Aspetta. Questa qua. Epica. Allora, quella che ho io... fa più danni al secondo, incredibilmente. Cioè, più veloce. Però questa qua fa molti più danni di base. Anche se deve essere molto più lenta. Folgorazione fa danni elettrici. Quella che io fa danni termici. Moltiplicatore danni alla testa. Aumenta del 75% la soglia di carica. Elimina il rinculo verticale durante la mira. Proviamo. Proviamo. Vediamo.
poi là. È particolare esteticamente. Scusa, fai vedere adesso. Sparo. Ah, sparo a quelli giù. Ok. Per la prova, aspetta. Cioè, quella di prima non mi sembrava così veloce, voglio dire, rispetto a un revolver normale. Prendi, prendi, prendi. Ok. Ah, si sono calmati? Quelli in basso. Vediamo. Ah, in teoria sì. Però madre, vorrei usarvi come esperimenti. E in effetti insomma, mi sembra faccia meno danno, eh. Cioè fa danno. Vabbè. Boh. Forse perché sono danni elettrici. Così mi sembra, però. Boh, vabbè, intanto. È forte comunque. Forte comunque. Vabbè, prendiamo tutto, ce ne andiamo. Ok. Coloro che esigono giustizia lo fanno per conto del Signore. Hai lavorato bene, Vi. So che non è sempre facile. Ed è per questo che oggi plaudo alla tua decisione. Contratto chiuso. Forse essendo entrati da davanti, forzando la porta. Che auto, Valentinos. Forse appunto abbiamo scelto l'omicidio. Magari poteva essere salvato. Vabbè. Comunque, allora, diamo un punto ai riflessi. Io stavo prendendo questo qua. Probabilità in più di smembrare i nemici. Ecco, così. Adesso è il 50% di probabilità in più di smembrare i nemici. Bene. Bene. Ok, ma stiamo così, dai, vediamo un po'. Ho preso un botto di roba qui. Adesso mi sa che guarderò un attimo anche qui. Bordi morbidi, look da duri. Fa vedere per curiosità. Non mi sembra. Però vabbè. Ok. Stiamo così. E va bene. Continuiamo a mietere vittime.